Ai nastri di partenza i corsi di alfabetizzazione di primo livello del CEPIA di Salerno, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che in convenzione con il comune di Agropoli e all'istituto comprensivo Gino Rossi Vairo daranno la possibilità ad adulti e giovani adulti di alfabetizzazione di lingua italiana con il rilascio di attestato di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa, sia di corsi di primo periodo per il conseguimento dell'ex licenza media e di secondo periodo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Con la stipula della convenzione tra il Comune di Agropoli, la dirigente scolastica del CEPIA, Maria Montuori, e il dirigente dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo, Bruno Bonfrisco, si sono poste le basi per una proficua collaborazione a supporto delle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale per garantire la piena integrazione sul territorio. Questa è la prima lezione oggi che è iniziata per la formazione degli adulti, praticamente organizzata tra il CEPIA della provincia di Salerno, il comune di Agropoli e l'istituto Gino Rossi Vairo, che ospita docenti e alunni, ma non sono più bambini, sono cresciuti, quindi come potete vedere sono extracomunitari che stanno qui ad Agropoli, lavorano presso le nostre comunità e vengono a scuola di pomeriggio per imparare la lingua italiana. Bisogna fare i complimenti all'amministrazione comunale che ha fatto un'ottima ed eccezionale pubblicità. Abbiamo 60 iscritti per la formazione di 3 gruppi dove imparano l'inglese in modo particolare in questo gruppo, poi dall'altra parte vi presenteremo l'altro gruppo dove c'è l'alfabetizzazione dell'italiano. Questa è la dimostrazione che quando c'è la collaborazione, la cooperazione tra enti, tra istituzioni, sicuramente il successo è assicurato. Quindi oggi noi abbiamo il grande onore di ospitare presso l'Istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli tanti fratelli comunitari e extracomunitari che vengono presso di noi per apprendere sia l'inglese e sia la lingua italiana. Qui siamo nella seconda classe per oggi dove si fa alfabetizzazione dell'italiano. Quindi diciamo che qui ci sono immigrati comunitari e extracomunitari che vengono a scuola per imparare la lingua italiana. Allora, io sono Alessandra Lauriello, la prof Lauriello, lavoro per il CEPIA di Salerno e facciamo parte di questo grande progetto di inclusione. Colgo l'occasione per ringraziare il preside per questa grande apertura che ci ha mostrato, che stiamo in realtà riscontrando in varie zone. Questo insomma ci fa piacere, perché insomma c'è tanto da lavorare. Accogliere sì, va bene, però sempre insomma secondo un progetto che abbia un inizio e quindi abbia anche un percorso e una fine, perché insomma bisogna accogliere, ma accogliere a 360 gradi, perché se vogliamo l'integrazione dobbiamo lavorare per integrarli. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare il preside. Ringraziamo anche la collega Montuori. Sì, certamente. Sì, che si prodiga quotidianamente per accogliere, veramente lavora a 360 gradi su tutto il territorio, si spende ovviamente per questo progetto. Qual è la durata del corso? Allora, questo percorso dura dai 6 mesi a 1 anno, quindi questa è la durata. Ne approfitto per presentarmi, sono la professoressa Robertina De Marco e insegno materie letterarie ai percorsi del CEPIA di Salerno, sede di Vallo della Lucania. In questo caso abbiamo come punto di erogazione, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico,
Il professore Bonfrisco, del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e della nostra dirigente Maria Montuori, abbiamo realizzato, come dire, abbiamo dato la possibilità, perché quello è lo scopo del CP, a dare la possibilità agli adulti, non solo stranieri, ma anche italiani, che non abbiano completato il loro percorso. Quindi in questo caso è un apprendimento costante e continuo, e che ha come offerta formativa appunto l'alfabetizzazione dei vari livelli riconosciuti all'interno del quadro dell'Unione Europea, e in più il primo livello, che comprende l'ex licenza media e il primo biennio delle scuole superiori. Sono 400 ore circa per quanto riguarda il conseguimento della licenza media e circa 820-825 per il conseguimento del biennio. Dobbiamo precisare che noi stipuliamo con ciascuno di loro dei patti formativi individuali per dare, come dire, la possibilità attraverso il sistema creditizio di poter incrementare il loro percorso scolastico.